Ciao a tutti, benvenuti e bentornati miei carissimi un po' creativi in questo canale. Io sono Vincenza e oggi vorrei mostrarti proprio come ho realizzato il mio book tag, la mia agenda di chiudipacco che vi ho mostrato nel video precedente. Come vi dicevo, una parte, la maggior parte diciamo di tutto il book tag l'ho creato utilizzando i cartoncini di Amazon, perché il colore craft, come si suol definire, che mi piace tantissimo questo colore. Poi, siccome non sono riuscita a farlo tutto con il riciclo creativo, ho utilizzato il cartoncino craft che potete trovare nelle cartolerie. Appunto, ho preso le dimensioni che volevo, lascio a voi la dimensione appunto da utilizzare perché è quella che piace più a voi. Ho utilizzato questa, ve l'ho divisa in questo modo per farvi capire di quanto possa essere appunto la dimensione. Poi ovviamente ho tagliato i rettangoli. Stessa cosa ho fatto con dei resti di cartoncino, questo decorativo, e poi ho utilizzato sempre lo stesso cartoncino per scrivere le frasi. L'ho modellato con le forbici decorative. Io ho parlato delle forbici decorative in questo video, vi metto il link giù in descrizione, anche la scheda su. Ho preso appunto tutti questi cartoncini e ho cominciato a realizzare queste tag. Queste sono le varie forbici che ho utilizzato, che poi comunque man mano che si andavano a fare queste tag o chiudipacco, perché poi le vorrei utilizzare come chiudipacco, però mi piace tanto come agenda, quindi non so se alla fine lo utilizzerò come chiudipacco, come agenda. Comunque farò dei chiudipacco simili a quelli, così tengo sia l'agenda che i chiudipacco. In questi cartoncini più piccoli ho iniziato a scrivere le frasi motivazionali e, come avete visto, ho tagliato anche una parte secondo appunto se le frasi erano più lunghe o più brevi. Adesso metterò la colla nel cartoncino decorativo per poterlo inserire, cioè incollare nella tag principale. Ovviamente potete sbizzarrirvi, potete scatenare la fantasia, come vi dico sempre. Se vi piace questo video, spero vi iscriverete a questo canale per altri video del genere o comunque simili, perché farò altri video di agenda e cose tipo scrapbooking, craft in generale. Ho preso anche una mia stellina fatta tanto tempo fa, vi lascio qui il link, e questo adesivo spessorato per dare un po' di movimento in questa tag. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che seguirete questo tutorial per farne di vostri, e alla prossima. Grazie sempre a tutti per seguirmi. Ciao a tutti, carissimi un po' creativi.